Sentite, sentite, senti quanto piove. Oh, Gobbi, basta, basta, smettetela di piangere. Qua ci allaghiamo tutti, oh, basta, basta. Va bene, avete pareggiato col Cagliari. Non fatela troppo grande, dai, basta piangere. Cercate di analizzare quello che è successo. Cercate di analizzare il vostro direttore sportivo, il vostro allenatore, che li avete fatti così grandi. Vi ricordate quando nella sezione di mercato venivate qua a fare i video? Lino, Doctor, tutti gli altri Gobbi. Fermate Giuntoli! Oh, fermate Giuntoli! Li manda tutti in manicomio! Giuntoli è pazzo! Fermate Giuntoli! Giuntoli! Il tuo mercato... che tu hai fatto, che Lino, Doctor e altri juventini lo facevano come il mercato più bello degli ultimi 20 anni, sono tutti seduti in panchina. Come mai? Come mai voi contro il Cagliari? Senti qua quanto piangete, non si riesce neanche a parlare da quanto piangete. Come mai voi contro il Cagliari e 2 giorni che fate due palle così? Savona era rigore, su Savona era rigore, su Conceição non era da cacciare fuori. I poteri forti, Gravina, mafia, UEFA mafia, UEFA mafia. Ecco, è 2 giorni che dite ste robe, ma voi vi dovreste vergognare. Vi dovreste vergognare perché avete pareggiato col Cagliari in casa e state cercando di trovare migliaia e migliaia di scuse. Quando bisognerebbe dire che Vlahovic si è mangiato un gol clamoroso, che i 60 milioni spesi per Koopmeiner ad oggi sono stati spesi male, i soldi spesi per Thuram e Luiz sono stati spesi male, perché il gran mercato di Giuntoli... che ci ha fatto impazzire, ci ha fatto scoppiare i fegati, ti ricordi Gobbo Toscano che dicevi così? Ad oggi ha un mercato fallimentare, perché chi ha comprato è in panchina, gioca ancora patatina McKennie, che era sul mercato tutto, la parte estiva era sul mercato, non vedevate l'ora di toglierlo dalle palle, invece lui gioca Locatelli, che era ancora lì, che sputavate merda fino all'anno scorso, e gioca ancora lui. Ma i centrocampisti più forti che avevate preso, come mai non giocano? Erano richieste di Motta? Bisogna iniziare a chiedersi, perché se Motta non li fa giocare, forse non erano proprio le sue richieste. Ha sbagliato Giuntoli? Perché di queste cose non ne parlate? Perché state zitti e vi attaccate solo... ma rigore su Savona, hanno cacciato fuori Conceição, nessuno ne parla, te lo dico io. Allora, Conceição è giusto, punto, si è tuffato, e se fischi fallo per regolamento è munizione. Poi sono d'accordo con voi nel dire che a volte viene fischiato, a volte no, qui sono d'accordo, ok? Il rigore che tutti vi danno contro, che dicono che il rigore di Gatti non c'era e dicono che era fallo di Gatti. Chi dice che era fallo di Gatti? È un pirla come voi, perché nel contatto aereo sì, tutti si spingono, si strattonano, si toccano, quindi Gatti fa quello che fanno gli altri nel calcio d'angolo, però quello che la colpisce con le ultime 2 falangi della dita è uno che salta con Gatti, viene spostato, non guarda neanche la palla e gli sbatte la mano nel rigore. E io ho visto tanti youtuber durante la live a dire che questo qui era rigore, vero? Rigore netto. Allora, dove sta la coerenza? Per me non era né fallo di Gatti né rigore, dovevi lasciarlo andare, ok? Poi, su Conceição, ragazzi, ci sono delle immagini chiare dove lui si lascia andare. Voi avete voglia di dire, ma c'aveva la mano qua del difensore. Dai, su, non dite cazzate. Il problema è che ha fatto una cappella al giocatore, che era già ammonito, e lui se ne è reso conto subito di aver fatto una cappella. Ve lo dico io che se ne è reso conto subito. Poi, che a volte venga dato, a volte non venga dato, qui vi do ragione. Però a me quello che dà più fastidio è il fatto di vedervi piangere da domenica ad oggi per una partita che dovevate asfaltare il Cagliari. Una partita dove
Vlahovic, Kop Miner si sono mangiati dei gol clamorosi, e quindi a me vedervi che tutti i giorni piangete come il video oggi di Lino, che lo dico che è follia, tenete i pezzi di merda, saremo dei pezzi di merda, però amico mio tu non sai giudicare tante cose, mi spiace perché ti stai attaccando al nulla, al nulla, al nulla. Parla del tuo grande Giundoli, parla del tuo grande Giundoli che quest'estate ha fatto i botti e i botti sono in panchina. Parlate di quella cosa lì, non parlate sempre solo che ce l'hanno tutti con voi, che a voi vi penalizzano, perché se voi eravate coerenti dicevate anche la Roma è stata penalizzata, e la Roma non è la prima volta che viene penalizzata, che non gli viene dato un rigore, o sbaglio? Però a voi sembra solo esclusivamente che qua i penalizzati siete solo voi. Boh, gli arbitri sbagliano solo con voi, il campionato è falsato perché tutti sbagliano contro di voi, e il resto invece non lo guardate, non lo controllate, non ve ne frega niente, perché per voi c'è solo la Juve. Allora, amici miei, è giusto che noi vi perculiamo così, e mi meraviglio dei milanisti che ancora non vi stanno a perculare, perché io se fossi un milanista, adesso perché sono disperati, ma però io ho sentito tanti milanisti che dicono che i gobbi sono proprio fuori di testa, che non hanno più la realtà davanti agli occhi, ormai per voi è tutto un complotto, qualunque cosa che succede è un complotto, e c'è mezzo l'Inter, e c'è mezzo Gravina, e c'è mezzo Ceferin, e c'è mezzo Infantino, mafia UEFA, mafia UEFA, mafia UEFA. Ma allora, scusate, ritirate la vostra squadra di merda, andate a crearvi la vostra Superlega, toglietevi dal cazzo tutti, che io sto bene anche se non ci siete voi, perché siete diventati una roba inascoltabile. Cioè, io sono uno che diceva, ma la Juve vederla in Serie B mi dispiace, io la Juve non la voglio in Serie B, perché io godo di calcio, vivo di calcio, per me non vedermi Inter-Juventus o Juventus-Inter, per me è un danno, perché amo il calcio. Invece voi siete dell'esatto contrario, siete riusciti pian pianino, state riuscendo a farmi cambiare idea, cioè con le vostri video, con le vostre puttanate che dite tutti i santi giorni, mi state facendo cambiare idea. A sto punto spero che arrivi sta Superlega e che andate con gli arabi, andate nel campionato arabo, andate là, andate via, non vi vogliamo più a sto punto, perché ogni giorno, ogni giorno tutti ce l'hanno con noi, tutti ce l'hanno con noi, tutti ce l'hanno con noi, perché siamo forti e perché vogliono farci punire. Cioè, siete diventati così, ma guarda che io lo dico per voi, siete diventati imbarazzanti, imbarazzanti. Tiago Motta, come mai l'anno scorso contro, quando eri a Torino col Bologna che non ti ha dato quel rigore, ridevi, come per dire, qua succede così, e adesso fai il lamentino anche te, piangi un pochino, dai, hai visto come si sta la Juve, si sta bene, rimanici per tutta la vita, traditore, ciao belli!